Buongiorno a tutti. Oggi siamo qui con un signore di nome Yuri Dirkach, che è un ucraino e guida un'organizzazione di cittadini ucraini che si trovano attualmente fuori delle frontiere del loro paese, soprattutto in Europa. Vuoi chiedere tu, Nicolai? Poi dopo gli chiedo anch'io. Fai tu e dopo chiedo io. Allora, io ho questa domanda. Ma in realtà hanno trasformato l'Ucraina in una colonia. Perché non sono al fronte? Dal 2014 in Ucraina c'è la guerra civile. All'inizio circa l'80% della popolazione non voleva assolutamente entrare in un conflitto militare con la Russia, che avrebbe fermato la guerra nel Donbass in un solo giorno. Ma una volta diventato presidente ed essendo completamente sotto il volere degli Stati Uniti e dell'Occidente, al contrario di quello che avevano promesso, hanno cominciato ad allargare sempre di più questo conflitto interno all'Ucraina. Nel 2014 è cominciata una guerra che è stata imposta al popolo ucraino, una guerra che era stata decisa dall'Occidente collettivo e che gli ucraini assolutamente non condividevano. Tutti quelli che hanno avuto il coraggio di dire no, quelli che erano contrari a quello che stava succedendo, sono stati subito chiamati agenti del Cremlino e traditori. Per questo io oggi non sono al fronte, per questo io oggi sono qui perché quella guerra è una guerra civile contro gli ucraini. Nicolai, tu non vorresti fare una domanda? Sono molto felice di ascoltare Yuri, le sue parole, una testimonianza importantissima per noi italiani, una testimonianza che ci può sicuramente descrivere quella parte della realtà ucraina che a noi non arriva per via ufficiale dei media e del mainstream. Vorrei chiedere come attualmente in Ucraina i cittadini vedono il regime di Zelensky, specialmente dopo che il 20 maggio del 2024, dal punto di vista costituzionale, il presidente ucraino non ha più alcuna legittimità. Zelensky ha preso il 73% alle elezioni precedenti, promettendo agli ucraini, al suo popolo, che avrebbe concluso la guerra in 2 giorni. Fino ad oggi non ha mantenuto neanche una delle cose che ha promesso. La squadra che si è portato dietro nel governo di Kiev è perfino peggiore di quella di Poroshenko. È una squadra di traditori, di sciacalli, di ladri. Immaginatevi voi di avere un presidente che nel 2016, se non sbaglio, ricevette la cartolina militare per arruolarsi e disse che lui al paese non doveva nulla e se doveva qualcosa a qualcuno questi erano i suoi genitori. E oggi lui impone che i nostri ragazzi, i nostri cittadini, vengano pescati con la forza per le strade e li manda tutti al fronte. Io ho tanti amici. Molti dei loro figli sono stati acchiappati per le strade e buttati al fronte e poi sono tornati nelle bare. Per questo, a parte l'indignazione, non riesco a provare nient'altro per il nostro presidente. Perché quando fai un'intervista con degli ucraini, anche russi, ti dicono sempre che la guerra è giusta e che bisogna vincerla, a parte il fatto che loro personalmente non vogliono combattere. E poi darò la parola a Nicolai. Intanto la gente ha paura di dire quello che pensa, perché se in Ucraina tu osi dire qualcosa di diverso da quello che pensa il regime, tu rischi grosso. Non solo rischi la prigione, ma rischi la vita. Questo è il motivo per cui molto spesso le persone non rispondono in maniera sincera. Qui in Occidente, in effetti, grazie ai social, soprattutto grazie ai media indipendenti, grazie a vari gestori dei social dall'Ucraina, noi vediamo molte immagini terribili di sequestro dei cittadini civili ucraini da parte dei commissari militari dell'esercito ucraino. Queste persone vengono catturate per strada e spedite al fronte contro la loro volontà. E io volevo chiedere a Yuri se si tratta dei casi singoli ed isolati, oppure questa è veramente una vasta tendenza ormai in Ucraina.
Oggi è impossibile far andare la gente al fronte. Se nel 2022 andava al fronte una parte della cittadinanza che comunque era già immischiata in questa guerra civile, oggi come oggi queste persone non ci sono più. Sono pochissime quelle che sono rimaste e gli altri non ci vogliono andare. Nonostante tutto, l'esercito ucraino, insomma, mantiene ancora il fronte, no? Non c'è stato ancora il crollo dell'esercito. Как вы это объясняете? Come ce lo spieghiamo? Ну, понимаете, на сегодняшний день. Intanto bisogna dire che c'è una parte di soldati che sono lì dal 2022, che si sono sporcati molto di sangue, hanno combattuto e hanno paura. La propaganda ucraina dice che se arrivano i russi ci fanno fuori. Io ho moltissimi amici in Ucraina e se ancora fino a poco tempo fa tutti erano convinti che rimanendo fermi ad aspettare i russi non si correva nessun rischio. Oggi invece in tanti mi chiedono, ma tu che pensi se adesso, dopo tutto quello che è successo, arriveranno i russi? Come si comporteranno? Quindi c'è un certo timore. Noi adesso abbiamo un compito che è quello di creare un altro tipo di informazione in modo che si possa accedere alle notizie vere. Ed è per questo che oggi sono a Roma. Stiamo cercando di portare in Europa un'altra realtà. La realtà di quelli come noi che hanno tutta un'altra idea della pace e della vita in Ucraina. Io sono il rappresentante, il capo della rappresentanza degli ucraini in Europa. Questo qui è il nostro simbolo, il nostro piano di pace che stiamo presentando piano in Europa. Piano di pace. Noi abbiamo molti seguaci perché per questo progetto di pace hanno firmato 6,5 milioni di ucraini portando i propri documenti. Dove abitano queste persone che hanno firmato portando i documenti per questo progetto di pace? Vivono in Europa, vivono in Ucraina, vivono in Russia. Vivono in Europa, vivono in Ucraina e vivono in Russia. Quanti sono attualmente gli ucraini in Ucraina? Mi son fatto l'idea che non siano più di 15 milioni. A noi ci dicono che chiedere adesso la pace vuol dire come chiedere all'Ucraina di capitolare. È questo che voi chiedete? Noi non chiediamo la capitolazione. Noi chiediamo che capitoli il regime ucraino e un tribunale in cui sia deciso qual è la pena per quello che hanno fatto al nostro paese. Io avevo un carissimo amico in Ucraina, come avevo in Ucraina tanti amici, anche parenti, e uno di questi era un scrittore, antropologo, giornalista e poeta ucraino che si chiamava Oles Buzina. Oles è stato ucciso nel 2015 davanti a casa sua, le hanno sparato i nazisti, lo hanno ammazzato a pistolettate, perché lui aveva preso le nette posizioni contro la guerra nel Donbass. Quindi una persona è stata uccisa per le sue posizioni pacifiste. Quante persone oggi in Ucraina ci sono che apertamente, come all'epoca Oles, sostengono la via di pace? Livelli molto hanno. E questo che succede? Nicolai, che cosa volevi chiedere? Quando ero ragazzo, quando avevo 12 anni, io ho vissuto la guerra in Transnistria. È stato uno dei primi luoghi dove noi russi abbiamo subito un genocidio da parte di chi era manipolato dal sistema occidentale. Ci ammazzavano solo perché avevamo consapevolezza di appartenere al mondo russo. E tra l'altro insieme con noi ammazzavano persone di diverse etnie, moldavi, ucraini, russi, ebrei, bulgari, ungheresi, polacchi, tedeschi. Noi in Transnistria abbiamo tante popolazioni diverse. E quando avevo 12 anni e ho vissuto quella guerra, io tra l'altro fisicamente ho combattuto insieme con mio papà. Eravamo in una situazione, in una città dalla quale non si poteva scappare. Io per prima volta ho visto i nazionalisti, i nazisti ucraini, cioè i militanti del cosiddetto Una Un So, me li ricordo benissimo, avevano i loro stemmi, le loro toppe con delle croci, avevano anche i loro simboli, già all'epoca usavano
il tridente e altri simboli, e io non riuscivo a capire bene, tra l'altro, di cosa sono, perché arrivano. Con tempo ho scoperto molto su questi personaggi. Io vorrei chiedere al nostro amico di raccontare di questa realtà, come questa realtà oggi integrata nel sistema di forze in Ucraina, in polizia, nell'esercito, anche nel governo. E vorrei chiedere un parere particolare su Andriy Parubi, perché è un personaggio che fa parte proprio di questo mondo, un ex capo di Partito Nazional Socialista Ucraino che è stato ricevuto in Italia da nostra rappresentante della sinistra italiana Laura Boldrini, all'epoca quando lei era il capo del Parlamento, e lei, nonostante il fatto che lui è un nazista approvato, aveva detto che è in sintonia con lui e le ha dato un enorme elogio e un enorme sostegno politico. Ну, вы знаете, на Украине на самом деле в данный момент времени это псевдонацизм. Da noi in questo momento c'è lo псевдонацизм. Con rarissime eccezioni ci sono quelli che hanno una propria ideologia. Invece il 90% della gente lo fa per soldi. Se li pagheranno i comunisti un altro giorno, si metteranno a lavorare per loro. Будут платить им завтра коммунисты, они будут коммунистами. In che cosa consiste il vostro programma di pace? Noi chiediamo che il governo ucraino capitoli e che le forze straniere escano dal paese. Questo in due parole. Grazie a tutti. Grazie Yuri, grazie mille. Спасибо Yuri. Voglio fare solo un augurio al popolo italiano. Votate per quelli che vogliono la pace e che la difendono con la pace, la propria patria. Grazie. Grazie.